po' al succo del discorso di oggi e del vostro libro. Quali sono le principali menzogne che ci raccontano sul nucleare? Che sia necessario, che sia sicuro e che ce ne sia bisogno. E se uno va a vedere nella vita delle cittadine e delle famiglie e uno si chiede: è vero, sento il bisogno? Nessuno sa rispondere. Amica americana che abita a Scascoli e mi ha detto di questa coppia straordinaria, suoi vicini di casa, è appunto Gabriella che crea questo giardino ecologico e il marito che è disegnatore di Tex, e me ne parlava in termini così entusiastici che sono andata a vedere, ho fatto subito una visita guidata e mi è piaciuto alla follia questa è questo modo di coltivare e mi è piaciuto alla follia anche il personaggio, ex attrice, mi ha affascinato subito e quindi insomma ho iniziato il film. Come mai questo titolo, I giorni della merla? Il titolo nasce da, come dire, I giorni della merla sono i giorni più freddi dell'anno ed è un titolo metaforico sulla condizione della terza età, diciamo, cioè su quella che è la vita degli anziani di oggi, che appunto vivono un momento difficile, riescono però a conquistarsi uno spazio attraverso la conquista di questi piccoli orti sociali che sono nati in varie parti della Campania e in particolare in provincia di Salerno, insomma. E poi vedrete. Praticamente questo fenomeno si sta espandendo in maniera crescente proprio perché permette di combattere patologie depressive o comunque la solitudine. È una cosa utilissima che tra l'altro chiunque può praticare, a prescindere dalla professione che si esercita, insomma. Sì, alla prima serata di Aster, La notte sui tetti, a ringraziare il Cinema Ambiente che ci sta ascoltando. In 1999, I read a small article about plastic, that plastic harms, is harmful and is not good for our health. And I started to be curious and I started to collect all the information. And if you're looking to the newspaper and everywhere. And what I tried to do is some kind of entertaining film about a very, not so nice substance. And I think the film Plastic Planet needs to is there to show people that we need to find new ways in dealing with plastics for the environment and for human health, for our own health. I think the 21st century is the century where we are going to solve the problem of plastic. I mean, we have to solve the problem. And Plastic Planet, the film, is call to action film. It's a documentary giving people the idea that we need to act and that we need to react and that we need to refuse plastics in many ways, and there are many possibilities to do it. Leggevo un po' la sinossi di questo documentario, sembra quasi una situazione da film, quella in cui si ritrovano gli abitanti della Casa Verde, invece la realtà, com'è possibile che una cosa del genere possa accadere? Ma la domanda è la stessa che mi sono fatto io nel momento in cui ho scoperto questa casa. Sono andato a farmi un giro in questa nuova costruzione che sta sorgendo, oramai è sorta a Milano, e girando ho scoperto questa casa, che è rimasta incredibilmente impigliata in questa enorme struttura pubblica, tra l'altro, quindi forse questa è la cosa più grave, ecco, che rende la cosa ancora più assurda. Gli abitanti di questa casa innanzitutto hanno salutato il sole, nel senso che loro avevano un bellissimo bosco che era il Bosco di Gioia. Hanno salutato quel boschetto e si sono visti arrivare questo meteorite da chissà quale galassia. E ora possono solo sperare e forse lottare per avere una casa simile a quella che avevano adesso, perché ovviamente la situazione è insostenibile, perché visivamente non potrà sicuramente stare lì, e quindi ci auguriamo almeno che abbiano una casa simile a quella che hanno adesso.
Da dove è nata l'esigenza o la volontà di raccontare della situazione delle case bianche di Rogoredo e dei loro inquilini? È nata un po' per caso, nel senso che io la storia la conoscevo già, era già una storia di cui si parlava in televisione, sui giornali. A me è sembrata una storia molto interessante per un documentario, perché c'era questo luogo abbastanza suggestivo, inquietante, che era il Palazzone delle Case Bianche, e all'interno un gruppo di persone particolari che lottavano per avere una casa libera dall'amianto. Quindi è nata perché mi è sembrata una situazione interessante da raccontare. Si può, en tant que ça